uno dei principi, adesso prendiamo la parola a Matteo ex parlamentare, è stato membro del gruppo interparlamentare alla Camera per l'approvazione della legge della Repubblica, che mentre è stata, forse lo sapete, stravolta, per cui il gruppo interparlamentare ha disconosciuto quell'esito, poi è naufragato al Senato, quindi non se ne parla più, ma ci ha dato un contributo mentre in Parlamento, e adesso le chiediamo di darci un contributo specifico su quello che appunto Stefano ricordava prima, l'enciclica Laudato Si. Ma mentre si avvicina, volevo ricordare che uno dei punti di contestazione da parte del Comitato Pubblico a Torino sulla scelte strategiche delle grandi opere di Smart è proprio l'acquedotto Paleocco, per il quale sono stanziati 100 e più milioni, con promesse mirabolanti di 1.000 posti di lavoro, con un'opera che ha le caratteristiche, appunto, che il dottor Rosino ci diceva adesso, e sulla quale ritorneremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie Davide di essere qui con noi. Grazie Mariangela, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Io credo che l'incarico che ho ricevuto da Mariangela di accendere, dal Comitato, di accendere brevemente, parzialmente, superficialmente uno spot sulla Laudato Si non dipenda tanto dalla mia temporanea attività parlamentare, che pure ho cercato di vivere onorando la funzione, ma dal mio percorso sociale, associativo, provenendo io dalla Rete Libera, da Atmos e presiedendo attualmente la Fondazione Benvenuti in Italia, il cui nome è in tutti i sensi un programma. Allora, in pochi minuti cercherò di sottolineare, non spettando a me un'esegesi della Laudato Si di Papa Francesco, però cercherò di sottolineare, tenendo presente il punto di vista del movimento al quale appartengo, perché sia stata importante e continui ad essere importante la Laudato Si di Papa Francesco. E lo faccio partendo da un fatto di diversi anni fa, ormai, cioè il 2004. È un fatto che ci riguarda da vicino ed è un fatto per me simbolico. 2004. A settembre del 2004 un gravissimo attentato terroristico in Russia, a Beslan, la strage di Beslan, sterminati centinaia di esseri umani, tra questi oltre 130 bambini, alcune organizzazioni sociali torinesi decidono di organizzare una carovana di solidarietà per andare in Russia, per andare in Ossetia del Nord, per andare a conoscere da vicino quelle situazioni di guerra, portando la nostra solidarietà, la nostra vicinanza a quelle famiglie a Beslan. Queste organizzazioni torinesi, siamo nel dicembre del 2004, organizzando questa carovana, la intitolano Oltre la Fortezza, volendo perciò fin dal titolo segnalare quello che a noi e a tanti altri era già chiaro all'inizio degli anni 2000, e cioè che l'Europa e le nostre economie rischiavano di essere sempre di più economie armate, ostili, che per difendere il proprio benessere generavano equilibri a discapito di altri. Salutammo Torino, partendo quella mattina del dicembre del 2004, con una grande assemblea al Teatro Alfieri, c'erano più di 1.000 giovani presenti. In quell'assemblea intervenne Alex Zanotelli, dicembre 2004. Scusate, scusate, più forte di me, abbiate pazienza, starò nei tempi, lo prometto, spero di non dire così. In quell'assemblea, dicembre del 2004, intervenne Alex Zanotelli. Il tema era la fortezza Europa, oltre la fortezza, quel conflitto dentro il quale noi avevamo deciso di precipitarci.
A un certo punto del suo intervento, Teatro Alfieri di Torino, Zanotelli prende una bottiglietta d'acqua che noi avevamo messo per i relatori, prende una bottiglietta d'acqua e brandendo quella bottiglietta d'acqua urla alla platea: le guerre noi le faremo per questo, le guerre noi le stiamo già facendo per questo e sempre più le faremo per questo, brandendo questa bottiglietta d'acqua. Era il dicembre del 2004. Perché parto da questo episodio Zanotelli a Torino che brandisce una bottiglietta d'acqua nel 2004? Perché era lontano sì di Papa Francesco, per tutti coloro che nel mondo hanno scelto di utilizzare la Laudato Si di Papa Francesco come occasione di meditazione, riflessione, sensibilizzazione, dibattito pubblico, è centrale per due motivi. Il primo motivo, grazie all'autorevolezza globale, planetaria di questo Papa, la possibilità di far scalare nuovamente ancora l'agenda delle priorità a questi argomenti. Sappiamo quanto sia difficile tenere su in agenda questi argomenti, facendoli restare oggetto ineludibile del dibattito politico, discriminante della valutazione della qualità della classe dirigente. Sappiamo quanto è difficile. Ecco, la Laudato Si intanto ci aiuta a scalare la classifica dell'agenda politica. Ma poi, la Laudato Si di Papa Francesco ci aiuta, con un coraggio che Papa Francesco sta già pagando, la Laudato Si di Papa Francesco ci aiuta non che ci riveli, perché qui siamo tutte persone e chi in un modo chi in un altro acchiari questi problemi e si batte da una vita, ma la Laudato Si di Papa Francesco ci aiuta a coniugare senza tentennamenti la questione ambientale e quindi la questione della tutela, della custodia delle risorse naturali con la questione economica sociale. La Laudato Si è politicamente preziosa per tutti quelli che come noi sanno che dietro l'allocazione di risorse scarse e preziose ci sta un termine, conflitto, guerra, discriminazione, che la tutela delle risorse naturali fondamentali chiama la sfida mai vinta una volta per tutte della equa distribuzione, cioè del rispetto della dignità di ogni essere umano, cioè del disarmo delle nostre economie. Dici acqua e pensi alla guerra globale. E la Laudato Si di Papa Francesco non è soltanto un'ode religiosamente orientata alla bellezza del creato e al bisogno di rispettarlo perché creatura di Dio, eccetera, eccetera. No, c'è questo, non potrebbe esserci, ma c'è il collegamento evidente, ineludibile tra questa questione e la questione del disarmo delle nostre economie. E per questo mi avvio alle conclusioni. Vorrei leggere dalla Laudato Si, ma direi soltanto due passaggi che per noi sono fondamentali da questo punto di vista. Articolo 27 o comma 27 o paragrafo 27 della Laudato Si. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all'esaurimento delle risorse naturali. Conosciamo bene, ecco, occhio al coraggio politico che glielo stanno facendo pagare tutto. Conosciamo bene l'impossibilità di sostenere l'attuale livello di consumo dei paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l'abitudine di sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi i paragrafi 28, 29, 30 e 31, che non leggerò anche se è una pagina, sono tutti dedicati all'acqua potabile, all'acqua pulita, all'acqua accessibile. Leggo soltanto un altro passo, il paragrafo 30. Mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa.
trasformata in merce soggetta alle leggi di mercato. In realtà l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grande debito sociale verso i poveri. Ecco, la continua correlazione tra la questione ambientale, la questione del disarmo dell'economia, la questione della giustizia sociale. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nelle loro inalienabile dignità, e anche il collegamento alla dignità, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo, dal mio punto di vista, per quello che io sono capace di comprendere, di fare mio nella nostra esperienza di movimento, di rete, è importante la Laudato Si, per la centralità nell'agenda politica e per questa relazione tra questione ambientale, questione sociale, questione economica. Questo collegamento che è familiare a molti di noi, alle nostre esperienze di militanza, ma non è così scontato, soprattutto a certi livelli, e ripeto per l'ultima volta, glielo stanno facendo pagare. Finisco con tre nota bene che dico a me stesso e che mi fa piacere condividere qui con voi questa mattina, tre conseguenze concrete dal nostro punto di vista, poi qui le battaglie stanno su piani differenti. Primo, nella scorsa legislatura abbiamo fatto poco e, come diceva Mariangela, avremmo voluto, alcuni di noi avrebbero voluto spingere più innanzi, però c'è una cosa che siamo riusciti a fare, che credo debba essere richiamata sempre con prudenza, perché tutto ciò che si fa in Parlamento in termini legislativi esce ammaccato, non è mai il prodotto di un artigiano che si mette lì a fare il proprio capolavoro, è sempre scombinato dalla dinamica e dalla dialettica politico-parlamentare. Però c'è una cosa che credo vada in questa direzione. Erano 25 anni che i movimenti ambientalisti in Italia ci chiedevano di trasferire i reati ambientali dai capitoli delle contravvenzioni a quelli dei delitti ambientali. Erano 25 anni che i movimenti ambientalisti ci chiedevano questo. Chiedevano questo alla politica. Io pure dal movimento chiedevo questo alla politica. Beh, questa cosa è successa. E alcune delle inchieste che in questo momento vanno a processo in Italia sono figlie di questa modifica che non è soltanto giuridico-penale, è finalmente culturale e politica, cioè le condotte degli esseri umani di certa economia umana che avvelenano l'ambiente non sono mere contravvenzioni, acqua fresca, una roba tipo ho superato temporaneamente i limiti di velocità, ti faccio una multa, detto che è gravissimo superare i limiti di velocità, no, è un crimine contro l'umanità, è un delitto, non è una contravvenzione, con tutto ciò che questo significa in termini di pene e quanto altro. Secondo nota bene, ho capito, grazie al comitato, grazie a Mariangela e alle riunioni alle quali ho partecipato, quanto sia, rispetto alla vicenda, chiudo su un punto molto più concreto e particolare, quanto sia importante nel ragionamento che stiamo condividendo il tema delle intelligenze interne che vanno via via sprecandosi a favore delle consulenze esterne. C'è un impoverimento di intelligenze interne che rende più vulnerabile la difesa dell'interesse pubblico all'interno delle istituzioni preposte. Segnalo che in questo momento, mentre noi siamo qua, un fronte largo, CGIL, CISL, UIL, Libera, Avviso Pubblico, Lega Ambiente, ARCI, eccetera, 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 sta denunciando la cosiddetta riforma del codice degli appalti. Quasi tutti qui in questa sala siamo informati. L'emendamento su cui hanno trovato l'accordo le forze di governo, che riduce l'area della sospensione del codice degli appalti per 2 anni, lascia intonso quel passaggio che riguarda la progettazione integrata e l'esaltazione della progettazione integrata come via maestra alla gestione del contratto pubblico,
voi sapete meglio di me, perché io l'ho riscoperto ascoltando voi parlare di smart, voi sapete cosa vuol dire progettazione integrale. Vuol dire che ti affidi al privato, gli dai un mandato, gli dai i soldi e lasci che il privato faccia il progetto esecutivo. Ecco, questo è il punto sul quale Lega e 5 Stelle hanno chiuso l'accordo. Il codice degli appalti non sarà più sospeso in generale per 2 anni, ma su questo sì, su questo punto sì. Questo vuol dire che la battaglia di chi ci crede a questi temi è battaglia trasversale, cambiano le stagioni, cambiano le casacche, cambiano i colori, ma dobbiamo continuare a rimanere uniti su questo fronte. Grazie, non aggiungo altro, non ho portato le cose. Grazie. Mettiamo i piedi nel piatto veramente in questo modo.